stato chiesto come è iniziato il mio impegno sia come sindaco poi in politica. Ma io ho iniziato, lavoravo come operaio in una ditta di Monza, ero impegnata nel sindacato. Mi è stato chiesto, perché c'era necessità di formare il movimento femminile all'interno della Democrazia Cristiana, se mi hanno chiesto il mio impegno, io l'ho dato. E da lì è cominciato il cammino. Non ero convinta di diventare sindaco, invece poi mi è stato comunicato che il PC aveva accettato, per cui in consiglio comunale nel luglio del 90 ho iniziato il mio cammino di sindaco. Quando mi è stato chiesto il mio impegno come sindaco, io non avevo detto niente in casa. Sì, ai miei fratelli, mie sorelle sì, ma mia mamma non avevo detto niente. È stato comunicato il giorno che c'era il consiglio comunale, non potevo fare diversamente perché altrimenti poi magari si sarebbe anche arrabbiata. E gliel'ho detto quel giorno che sarei stata nominata sindaco. Lei è rimasta, non ha detto niente, mi ha detto solamente arrangiati. Come faceva di solito quando prendevamo le decisioni anche con in famiglia, con i fratelli o meno, ognuno era libero, non ci sentivamo vincolati. E così è cominciata. Poi dopo vabbè, ho sempre avuto il suo sostegno, perché io in casa posso dire che per quei 5 anni l'unica cosa che facevo, portavo la spesa, perché lei non usciva a fare spesa, le portavo la spesa, si arrangiava lei a far tutto, e questo è stato un aiuto. Io dico che a livello di femminile è difficile un impegno così, a meno che una ha la possibilità di appoggiarsi ad altre persone che le sostengono, perché quando uno ha una famiglia che ha il marito o i figli, se il marito non la sostiene non riesce con i ritmi che ci sono, e noi donne dobbiamo cominciare a tirare fuori i gomiti e a far capire alle altre persone quello che valiamo, perché le donne veramente possono fare molto in politica, solo se sono convinte di non aver bisogno di aver bisogno delle protezioni. Però non sono neanche d'accordo di continuare a insistere sulle quote rosa, perché io ho sempre detto che non mi sento un panda, non ho bisogno della protezione di nessuno. Per questo 150esimo mi è stato chiesto di raccontare un po' la mia esperienza come sindaco, perché sindaco, la prima donna sindaco di Brugherio, però io dico che Brugherio è stata fatta da tante persone che magari non appaiono né sui giornali né in televisione né sono considerate, ma giorno per giorno hanno costruito Brugherio, hanno costruito la cultura e le radici di Brugherio. Quando alla fine del 95 mi è stato chiesto se volevo ripresentarmi, io ho detto di no, perché penso che dopo un certo periodo che uno ha un impegno si rischia di diventare dei burocrati e non c'è più il rapporto con i cittadini, che io ritengo che a livello di Brugherio, non dico nelle città grosse, ma a livello di Brugherio è importante questo, perché se non si ha questo collegamento con i cittadini si perde veramente la necessità e il servizio che si deve dare. Ciao!